Grazie, grazie, buonasera a tutti. Io sono un po', se riusciamo a stare da, ecco, da questa parte così. Ci faceva piacere in questa serata ovviamente avere due parole sia dal segretario provinciale Enrico Quarello del PD, sia dal nostro candidato al Consiglio provinciale Sebastiano Sartoretto. Adesso passo la parola e vi ringrazio. Grazie Laura, io sarò brevissimo, ma stasera prima di andare a Treviso a chiudere con Floriano non potevo non passare a Castelfranco per l'amico e il candidato Sebastiano Sartoretto. Io innanzitutto vi voglio ringraziare il circolo di Castelfranco, Laura, perché avete fatto un lavoro incredibile, l'hanno fatto tutti i circoli, dir la verità, in questa campagna elettorale, dimostrando che il Partito Democratico è un partito che sta in mezzo alla gente. Abbiamo fatto una grandissima campagna elettorale, abbiamo segnato una grande differenza rispetto ai nostri concorrenti, perché alcuni non ci sono proprio stati in questa campagna elettorale, altri sono limitati a offrire qualche pranzo e qualche cena, ma non sono riusciti a creare quel clima che ho visto all'interno del nostro partito. Io credo che abbiamo imboccato sicuramente la via giusta, che i risultati con questo stile arrivano perché abbinano la capacità di stare in mezzo alle persone con i temi concreti, con proposte concrete. Guardavo prima anche il video che state proiettando e che dà dei significati, dei valori molto precisi a quello che è il DNA di questo partito e delle persone che lo compongono. Io auguro a Sebastiano non solo gli auguri, ma un bocca al lupo fortissimo, con la consapevolezza che fino all'ultima ora siamo impegnati non solo a portare i nostri voti, ma a convincere anche gli amici di andare a votare, perché una parte significativa, lo ripetiamo dall'inizio di questa campagna elettorale, si gioca anche nella capacità di ridurre l'astensionismo e portare soprattutto a favore di quel grande cambiamento che con Floriana e con Sebastiano noi possiamo portare anche in questa provincia. Carissimi amici, cittadini di Castelfranco, siamo alla chiusura di una campagna elettorale che ci ha visti impegnati a portare alla città, ai cittadini di questa provincia, dei messaggi nuovi, degli impegni. Noi abbiamo fatto il vero contratto con l'elettorato di questa provincia, dicendo di quali nuove idee siamo portatori, dicendo che siamo alternativi a chi ha governato la provincia in questi 10 anni. Sì, amici di Castelfranco, siamo alternativi a questa Lega, siamo alternativi all'espressione del razzismo, della rozzezza, della mancanza di solidarietà, della prevaricazione, del piegare le istituzioni agli amici e alle congreghe di partito. Siamo diversi, siamo fieri di essere diversi e vogliamo avere in questo paese, in questa provincia di Treviso, tenere la schiena dritta, tenere il timone dritto. La gente ha bisogno di noi, ha bisogno di sentire che c'è qualcosa di diverso, che non c'è un piattume, non c'è una palude, ci sono delle speranze, c'è un domani per i nostri giovani, ci sono dei temi che vanno al di là del bunga bunga e di queste favole in cui si cerca di far dormire la gente sui problemi reali del paese. Non si parla in questa provincia di temi fondamentali quali il lavoro, l'occupazione giovanile che manca, gli ultimi che si trovano in enormi difficoltà perché la tanto ambita filiera portata avanti da questa Lega anche a Castelfranco, dove un anno fa sono venuti a raccontarci che c'era il governo, c'era la regione, c'era la provincia, mancava il tassello del comune e poi tutto sarebbe cambiato. A distanza di 14-15 mesi vediamo che cosa è cambiato. Il nulla, il comune di Castelfranco Veneto, questa amministrazione leghista, in un anno il comune ha regalato il nulla, un bilancio che è la fotocopia di quello dell'ultima amministrazione, con tagli per rientrare nel famigerato patto di stabilità. E questa è bella, perché la Lega a Roma fa partito di governo e in provincia o laddove tenta di consolidarsi fa il partito di opposizione, convivono le due anime. Allora a Roma il sindaco Dussin vota provvedimenti che vanno
a finanziare i comuni dell'Italia meridionale in dissesto e a Castelfranco impreca appunto il patto di stabilità. Peccato che la stessa persona si sdoppia due volte, da una parte fa una cosa e dall'altra ne fa un'altra. Questa sarebbe la filiera che ha invocato la Lega anche nell'amministrare qua a Castelfranco. Noi abbiamo cercato in questa campagna elettorale, attraverso dei temi forti e chiari, attraverso una presa di posizione sull'acqua pubblica, sul no al nucleare, sull'importanza dei valori, del rispetto dei valori della Costituzione, di dare dei messaggi alla gente. Siamo convinti di aver fatto il possibile perché questo nostro appello venga ascoltato dalla gente. Ci meritiamo, la provincia di Treviso si merita un governo diverso, si merita persone diverse. Treviso, la provincia di Treviso, è portatrice di valori di solidarietà, di ospitalità, di accoglienza, che non hanno niente a che vedere con il razzismo e con l'intolleranza, con gli slogan contro gli ultimi che questa Lega, di cui questa Lega si fa portatrice in questa provincia. Noi siamo fieri di essere trevisani, siamo orgogliosi di essere trevisani, ma siamo fieri di essere rappresentanti di un popolo che ha conosciuto l'immigrazione, ha conosciuto la sofferenza, ha conosciuto l'impegno in un duro lavoro e che non può essere rappresentato da chi oggi, strumentalizzando tutto e tutti, tenta di piegare le istituzioni a concetti che non hanno nulla a che vedere con le regole democratiche. Io spero, confido, che questo nostro impegno sia in qualche modo stato capito dall'elettorato della provincia di Treviso e da Castelfranco. Sono convinto che dobbiamo far vedere che cambiare si può. Siamo e vogliamo essere la speranza in un futuro diverso e migliore di questa provincia. E mi auguro che martedì, lunedì sera, saremo in tanti a festeggiare un segnale diverso che Castelfranco e la provincia di Treviso darà al Veneto e all'Italia. Consentitemi solo una cosa che nella foga non... Io vorrei qui, in un abbraccio ideale a tutti quelli che in questa campagna elettorale hanno lavorato all'inverosimile per in qualche modo far andare avanti la macchina organizzativa, avere a fianco a me due persone, in un abbraccio ideale a tutto il circolo di Castelfranco, a tutto il direttivo, a tutti quei volontari che mi hanno supportato in questa campagna elettorale. Una ce l'ho qua, è la segretaria del circolo Laura Viola, e uno non lo vedo, ma lo vorrei proprio qua a fianco a me, è Sandro Palestini. Sandro, vieni qua per piacere. Ecco, in un abbraccio ideale a tutti quelli che nel circolo di Castelfranco ci hanno aiutato in questa grande fatica. Ringrazio tutti ovviamente perché siamo stati seguitissimi e molto aiutati in questa campagna elettorale da tantissime persone che ci hanno dato moltissimi segnali di vicinanza e di partecipazione. Voglio ringraziare il circolo in particolare di Castelfranco Veneto perché tutti hanno fatto con veramente amore e passione la loro parte e si è identificato un gruppo di lavoro veramente interessante che spero diventi più grande, che spero che si allarghi, che spero che conti ancora persone perché abbiamo bisogno, io dico sempre che ognuno di noi ha un pezzetto del puzzle in mano e se il suo pezzetto di puzzle non lo mette, il danno che fa è che il puzzle non si costruisce. Noi tutti abbiamo un pezzettino di responsabilità e questa responsabilità ce la dobbiamo sentire e dobbiamo lavorare. Vi dico davvero ancora grazie. Abbiamo detto nella nostra campagna elettorale i nostri sì e i nostri no, come avete visto da tutta la campagna. E stasera volevo solo dire noi sì, PD. Grazie. Yeah.
Come on, baby, let me go, come on, baby.